ancora buongiorno agli amici di Ant.it un buongiorno a carissima amica che trova, cioè, ci viene a trovare di lato però si ricorda anche di noi, Doriana Marini buongiorno Doriana, Presidente del giornale di CNA Federmoda anche perché deve presentare una cosa importante prego. Sì allora ci tengo, sono molto contenta di venire qui per presentare il seminario che si terrà martedì 11 aprile al Pala Riviera alle 9.30 di mattina dal titolo i green job nel fashion progettare produrre vendere la Moda sostenibile. Ecco, questo è un progetto che stiamo portando avanti già da diversi anni come CNA Federmoda, eh, in quanto appunto ci siamo resi conto che effettivamente è importante puntare sulla formazione e sull'etica eh, delle lavorazioni sostenibili. Quindi mh, far eh, sicuramente eh, capire agli imprenditori che, ehm, che vale la pena puntare. Su prodotti eticamente validi, insomma. Ma in proprio per... sul Made in Italy, giustamente, che sì. tu porti un po' in giro per il mondo. Ti chiedo, oltre a questa cosa che è martedì, quindi sicuramente visto la vostra grande organizzazione, Palla Riviera sarà pieno, anche perché è un qualcosa che va. A interessare tantissime persone, però tu porti in giro questo nostro prodotto eh, nazionale, regionale, in giro per l'Europa e non solo. So che ogni anno hai i tuoi vari appuntamenti in molti stati, lo scorso anno è stato molto produttivo perché sei stato in, in molti stati che hanno consolidato il rapporto con l'Italia. Che ci puoi dire di questo 2017? Che hai in serbo? Ah, il 2017 sembra uh, avere dei, dei segnali um, diciamo, uh, tiepidamente positivi, quindi sembra che c'è una, una leggera ripresa, quindi io vedo che tra gli operatori del settore comunque c'è uh, molta voglia di fare, molta voglia di innovare, uh, perché probabilmente sta anche ripartendo un po' il mercato interno e questo uh, dà modo uh, di, di crederci, di continuare nella ricerca per poi appunto uh, proporre sempre dei... Degli Articoli di qualità e, eh, innovativi che vengono fuori magari dalla ricerca e io mi allaccio sempre ai temi appunto del green job proprio perché noi crediamo fortemente che ci possono essere delle eh, possibilità di creare dei nuovi posti di lavoro con delle figure formate proprio sui temi della sostenibilità. Io ho fatto anche un'indagine tra i miei colleghi, anche imprenditori, certo. e sicuramente dovendo inserire una, una figura. Eh, c'è la preferenza di, ehm, di andare a vedere se c'è tra la formazione, tra le varie competenze, proprio la possibilità di poter magari riconoscere e reperire dei materiali ehm, appunto, sostenibili che vengono magari dal riciclo eh, piuttosto che sono stati prodotti con eh, basso impatto ambientale certo, o certo, ehm, certo, certo. impiego di energie rinnovabili. Ma questo è un po', ecco, mi, mi passi la parola per quello che abbiamo fatto la scorsa settimana con eh, la Picena Ambiente che giustamente facendo questa cosa nelle scuole, cioè tutto quello che una volta noi buttavamo adesso viene riciclato per, per dare anche una, una seconda produzione, giustamente per cercare anche di evitare tantissimo, eh, tu sai che eh, nel mondo si spreca tantissimo, quindi cercando anche di ridurre il meno possibile lo spreco di qualsiasi genere. Sicuramente, sicuramente lo, diciamo, lo slogan è quello di fare di più con meno. Esatto. Quindi il fatto di recuperare. Poi magari al seminario ci saranno anche delle case history, c'è anche una cooperativa sociale Quid eh, che recupera proprio, darà testimonianza del suo modo di, di lavorare eh, e sta impiegando eh, una settantina di operaie che ha richiamato appunto eh, a lavorare per una linea di abbigliamento che deriva da capi eh, realizzati. Con il recupero degli, degli scarti delle sale di taglio di svariate aziende di moda, e eh, veramente c'è la possibilità di, di avere dei prodotti di qualità con materiali di pregio e che sicuramente sarebbero dovuti andare proprio in discarica. Certo, certo. Doriana, io, mi ha fatto piacere che tu sai che da noi il nostro salotto per la CNA è sempre disponibile. Ti faccio l'in bocca al lupo perché so che quando riesci a organizzare delle cose le fai in maniera molto oculata e certosina, quindi in bocca al lupo e arrivederci per altre cose anche perché dopo ti lasciamo la collega. Luigina che anche lei ti farà eh, vorrà la relazione su questa giornata. Okay? Crepi in bocca al lupo, io faccio un'ultima battuta, appunto, Prego. invito tutti l'11 martedì 11 al seminario ci saranno tutti i ragazzi delle scuole di moda, delle marche anche dell'Abruzzo e eh, al Pala Riviera alle 9:30 di mattina. Ore 9:30 PalaRiviera, mettuto il punto. Doriana grazie. Grazie a voi, grazie a voi.